Questa signorina è la Miss Costata di oggi. L'associazione è stata tenuta a battesimo oggi al Tennis Club di Sondrio, sopra la brace carne italiana. Costate di varie dimensioni, minimo un chilo, le più grandi pesavano 2 chili. La cottura era in buone mani. Un'iniziativa sostenuta da un gruppo di estimatori della carne nazionale. La produzione locale e quella del bel paese, si sa, è limitata nelle quantità, ma la qualità è alta. Il presidente della neonata associazione è un noto imprenditore di Livigno. Siamo a Sondrio, 16 novembre 22, e in questa occasione costituiamo tra amici, una bella compagnia, questa nuova associazione, la Costata d'Oro, in provincia di Sondrio. Ci troviamo ogni settimana, scegliamo delle carni, le assaggiamo e le distribuiamo fra i nostri amici. Quali sono gli obiettivi di questa associazione? Gli obiettivi è di far conoscere le varie razze, i vari tipi di carne e di far capire che mangia neppure poca ma mangia la buona. Puntate sulla qualità? Puntiamo sicuramente sulla qualità. 2 i vicepresidenti, Fabrizio Mattaboni ed Erminio Traversi. Allora abbiamo lanciato la Costata d'Oro, che proponiamo che la nostra costata valtellinese. Le attesto io, vado nelle stalle, le attesto, e allevate, io ho tutte dalla Val Chiavenna fino a Livigno, tutti degli piccoli allevatori, e aiutiamo loro anche a far conoscere la Valtellina. Adesso facciamo l'associazione, faremo delle tessere, chi vuol partecipare può partecipare.